Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte, buongiorno per chi ci segue dall'America Latina. Io mi chiamo Federico Anastasi, sono giornalista e economista. Il seminario di oggi pomeriggio è sul processo costituente cileno, è un evento promosso dal CESPI, Centro Studi Politica Internazionale, e dalla CRS, Centro Riforma dello Stato. L'argomento appunto è il processo costituente che sta vivendo il paese dalla fine dell'ottobre 2019, quando grandi manifestazioni popolari hanno chiesto un cambio, una riscrittura del patto sociale che regge il paese e hanno individuato in particolare come causa e simbolo del malessere della popolazione cilena la Costituzione adottata, imposta durante la dittatura militare dal 1980 e che è tuttora in vigore, benché abbia subito delle modifiche. Il processo costituente è tuttora in corso, è ufficialmente in atto, in particolare dopo il referendum del 25 ottobre 2020, quando una maggioranza amplissima, quasi l'80% dei cileni, ha votato sì per scrivere una nuova Costituzione. Adesso nel paese è in corso la campagna elettorale per eleggere i membri. I padri e le madri costituenti, perché l'Assemblea Costituente cilena, questo è uno degli unicum di questo processo, è un'assemblea composta con perfetta parità di genere, e continua a vivere un po' il dibattito in tutto il paese sulla forma che dovrà assumere la nuova Costituzione. Si sta ridefinendo l'essenza del paese, o per dirla con il titolo del libro che dà il avvio al seminario, si sta rifondando un paese. Il seminario di oggi appunto parte dal libro di Clelia Bartoli, A chi se funda un país. Clelia Bartoli è una filosofa del diritto dell'Università di Palermo, e ha svolto due periodi di ricerca in Cile tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Il testo di Bartoli è un po' l'innesco della nostra discussione, del nostro webinar, dove avremo voci sia dall'Italia che dal Cile. Sarà moderato da me e dalla giornalista Gabriella Sabba, che si collegherà tra poco. E insieme a noi abbiamo ospiti molto graditi, innanzitutto i nostri relatori e relatrici dal Cile, José Antonio Viera Gayo, che è un avvocato, accademico, primo presidente della Camera dei Deputati del Cile col ritorno della democrazia e segretario generale della Presidenza della Repubblica. Claudia Barattini, che è una manager del settore dei beni culturali ed è stata ministra della cultura del governo Bachelet II, Piero Fassino, che è presidente della commissione esteri, ma soprattutto è uno dei padroni di casa in quanto presidente del CESPI, Maria Rosaria Stabili, grande esperta di Cile, docente di storia dell'America Latina dell'Università Roma III, Donato Di Santo, che è stato sottosegretario di Stato agli esteri e storico responsabile delle relazioni con l'America Latina del PC, PDS e poi DS, e Dario Colonato, anche lui del CESPI, responsabile America Latina. Questi sono i nostri ospiti con i quali cominceremo questa discussione. Io aprirei con una domanda a José Antonio Viera Gayo, partendo dal libro di Clelia Bartoli, la quale dice, a proposito del processo costituente, o meglio della rivolta cilena, che ha suscitato stupore nella popolazione. Una delle espressioni che si leggeva nei giorni di ottobre 2019 nella stampa cilena era non se veía llegar, nessuno si era reso conto di ciò che stava per accadere, nessuno se lo aspettava. Bartoli dice: le rivoluzioni in qualche modo ci sorprendono sempre, ci sorprendono quando scoppiano e poi dice forse ci deludono quando si concludono. Io mi vorrei fissare con Di Ragaio sul primo punto, ovvero su questo effetto di stupore che ha attraversato la società cilena con lo scoppio della protesta, in particolare l'establishment cileno, ma non solo. Ecco, vorrei che partire un po' da questo, dal clima che si viveva a Santiago in quei giorni, se davvero c'è stata questa sorpresa. Bene, buonasera, grazie per l'invito e per l'interesse per quello che succede nel Cile. Penso che veramente gli avvenimenti di protesta massiva sono avvenuti dall'ottobre 2019, hanno sorpreso, non nel senso che non si dibatteva da tempo sul malessere che poteva esistere nella società cilena,
però sì sulla forma, l'ampiezza e la profondità delle manifestazioni. Su punto si sono scritti, non so, 15, 20 libri, da tutti i punti di vista immaginabili, per tentare di capire le cause, le conseguenze di questo movimento. E io ricordo che questo di ottobre io ero all'Università Cattolica a fianco della presidenta della CUT, che sarebbe Barbara Figueroa, che è presidenta della Unione Sindacale, e accanto del presidente dell'industria dell'edilizia. E nessuno dei tre, e sto parlando il 18 alle 18 della sera, pensavamo che poteva succedere quello che dopo è accaduto. È vero che Barbara Figueroa era più sensibile forse a capire il malessere della gente. Ora, è difficile capire bene il senso finale di questo movimento, perché dopo il movimento si è andato spento nella misura in cui è avvenuta la pandemia. Nonostante il malessere continua, però come si esprime? Perché questo movimento non ha un programma, non ha dei leader, non ha un portavoce, è un movimento, diciamo, di protesta più spontanea, possiamo dire. E quando i dirigenti politici di qualsiasi orientamento tentano di andare in piazza, la gente li rifiuta. E nessun partito può dire che esprime il senso del movimento. Ora, come questo dopo si rifletterà nella Costituente, è tutto da immaginare, non si sa ancora. E meno si sa come si rifletterà nell'elezione parlamentare presidenziale del prossimo anno. Siamo nel mezzo del fiume, non lo abbiamo attraversato ancora, diciamo, siamo nel processo. Bene, grazie Viragallo per questo primo inquadramento. Uno degli elementi più forti di protesta tra i manifestanti era questo senso di frustrazione, associato in particolare a un'idea di un sistema che non permetteva alle persone di poter raggiungere le proprie aspettative, di poter realizzare i propri progetti di vita. Il sistema cileno è fondato, una delle caratteristiche del sistema cileno è che le famiglie sono estremamente indebitate, il 75% del reddito è utilizzato per coprire i debiti. Uno delle caratteristiche appunto di questo modello di ultra indebitamento è stato descritto questo sistema da un sociologo cileno, Tomás Mulián, con l'idea del Ciudadano Credit Card, per rappresentare un po' questa dinamica per cui ci si indebitava per poter accedere a servizi di ogni tipo, all'istruzione, alla salute, acquistare beni di prima necessità. Tra le cause, le ragioni della protesta, è stato indicato dai sociologi proprio questo senso di frustrazione, questa differenza tra le aspettative e poi la realtà. Vorrei chiedere a Claudia Barattini di raccontarci un po' meglio, di spiegarci un po' meglio di che cosa si tratta, che cosa c'è nella testa dei cileni e delle cilene che sono andate in piazza da ottobre 2019. Grazie, salve a tutti, ringrazio molto l'invito al CESPI e alle amici, all'autrice del libro e agli amici di sempre che seguono il Cile con tanta attenzione, e a José Antonio che sta qua a Santiago, immagino, come me. Sì, è vero, come dice José Antonio, che siamo in mezzo a, diciamo che è molto incerto ancora la deriva di dove ci porterà questo percorso costituente, e come le mobilitazioni sociali che sono effettivamente calmate per la pandemia, però che comunque
diciamo, il risultato di quelle mobilitazioni si sono viste nel grandissima partecipazione che c'è stata, nonostante la pandemia, nel plebiscito del 25 ottobre, che ha aperto appunto il percorso costituente. Io ho la sensazione che, nonostante la pandemia, il paese si mantiene in uno stato di mobilitazione, però diversa, diciamo, no? Questo è una prima cosa. Rispetto al malessere, vabbè, io credo che, nonostante non sappiamo bene come andrà a finire, e ci sono molte letture, come ha detto José Antonio, io non ho dubbi che la mobilitazione, senza essere una sociologa, un'esperta, è solo una testimonianza, diciamo, da cilena con una biografia marcata dalla politica, che il fondo di questa mobilitazione, di questo movimento incredibile, è un grido di protesta fortissimo contro un sistema, un modello di sviluppo che ha avuto ovviamente delle cose positive, questo non c'è dubbio, però un modello di società e un modello di sviluppo economico che abbiamo, diciamo, ereditato dalla dittatura, che ovviamente la democrazia dal 90 in poi ha corretto, avendo anche dei successi importantissimi, come l'abbassamento della povertà o piuttosto l'aumento del per capite in 10 anni da 5 a 20 mila dollari, insomma, ha avuto tanti successi, però diciamo che ha creato un modello di società e di convivenza che è esploso. Esplosa la privatizzazione di tutto il sistema sociale, un paese che non ha costruito un sistema di garanzie sociali universali, che la crescita economica che ha avuto non si è trasferita ai settori più poveri, e penso che l'elemento sostanziale di questa ribellione è una ribellione alla disuguaglianza economica, sociale e culturale, per cui educativa, il sistema, insomma, il sistema di istruzione, e anche una ribellione, ovviamente alla concentrazione, ma a una distribuzione, a una concentrazione del potere, non solo economico, politico, culturale, in un 1% del paese che detiene, diciamo, le risorse. In questo senso credo che non possano esserci due letture su questo. Questo non significa che sia un movimento che chiede il socialismo, la rivoluzione o che, però chiaramente è un movimento sociale che esplode anche contro le elite del paese, in modo molto forte, in una crisi politica poi tremenda, dove i partiti politici vivono i problemi che vivono in tutto il mondo le democrazie di debolezza, però in questo caso direi che diciamo che la crisi forse è ancora più forte, è ancora più forte nell'area del centro-sinistra, così tanto per iniziare. Grazie. Proviamo a fare un primo parallelo tra Italia e Cile. Mi rivolgerei innanzitutto a Piero Fassino e poi anche ai nostri relatori e relatrici dal Cile. Bartoli nel suo libro scrive che nelle sue numerose visite a Plaza della Dignità, diciamo l'epicentro un po' della protesta cilena, una delle cose che l'ha colpita è stata i mille colori delle bandiere presenti in piazza, ma l'assenza tra queste bandiere dei vessilli dei sindacati e dei partiti. In Cile la democrazia cilena è caratterizzata, diciamo, il grande malato della democrazia cilena è il partito, il sistema partitico. C'è questo famoso sondaggio del PNUD
che insomma, misura la fiducia nei partiti dalla democrazia ad oggi, è un dato in costante declino che ha raggiunto, credo, il 5%, 5 cileni su 100 dichiarano di avere fiducia nel sistema partitico. E ciò nonostante questo, il paese ha vissuto un momento di grande mobilitazione, di grande partecipazione popolare e democratica, che ha portato appunto al processo costituente in atto. E quindi a Piero Fassino, che mi dicono si è un momento scollegato, vorrei chiederemo questo appena si collegherà nuovamente, e a questo punto farei una seconda domanda, che è collegata con quello che diceva Flavia Barattini, alla professoressa Maria Rosaria Stabili. Uno degli elementi del malessere cileno, una delle parole che risuonava di più, era questa critica, diciamo, questa grande frattura che divide la società cilena tra l'alto e il basso della società cilena, questa protesta contro le élite. Élite, diciamo, è un concetto onnicomprensivo in Cile, ma qui ci riferiamo soprattutto alle élite politiche. L'idea, insomma, era grosso modo che il sistema costituzionale avesse privato la maggioranza della popolazione per poter esercitare i propri diritti politici. Il Cile, d'altro canto, è un paese estremamente polarizzato in termini non solo di distribuzione della ricchezza, ma anche di distribuzione del potere. Esatto. Maria Rosaria Stabili ha studiato per lungo tempo le élite cilene, le conosce molto bene, uno dei suoi argomenti di studio, e quindi le chiederei appunto questo, di inquadrare un po' la natura della protesta all'interno di questa frattura della società cilena. Sì, c'è da dire una cosa che ha a che vedere anche con i concetti che noi usiamo. Credo che le proteste a partire dall'ottobre del 2019, al di là di denunciare le disuguaglianze sociali, economiche, eccetera, eccetera, abbiano focalizzato e messo a nudo quello che è stata, secondo me, il processo di transizione cilena, che noi chiamiamo transizione democratica, che io personalmente sono stata molto attenta a usare questo concetto. Democrazia è un concetto molto bello a cui teniamo tutti. In realtà, dal 90 in avanti, in questi 30 anni, quello che è stato messo in piedi, certo, ereditando ovviamente con tutte le eredità della dittatura, un sistema che Claudia definiva politico, economico, sociale, un'idea di società liberale o neoliberale, in cui, come dire, fondata su principi come le libertà individuali, che hanno giocato un ruolo importante non soltanto, come dire, nelle politiche economiche, no? Ma, come dire, le libertà individuali contro, o prescindendo da quelli che sono i valori fondanti della democrazia, che sono l'uguaglianza, la partecipazione, la solidarietà. E io credo, e peraltro anche Clelia nel suo libro mette in evidenza questa dimensione, e si è focalizzata la natura, come dire, del sistema politico che è venuto fuori durante il processo di transizione, da una dittatura militare a un sistema di rappresentanza, no? A un sistema rappresentativo fondato, come dire, sui valori liberali. E quindi da questo punto di vista è sin dall'inizio risultato chiaro che, nonostante, come dire, i riferimenti che Claudia faceva a tutta una serie di misure di carattere sociale che hanno diminuito la povertà, ma hanno aumentato la disuguaglianza in una maniera impressionante, perché, come dire, il Cile è risultato essere tra i paesi più che registrava una disuguaglianza, tra i paesi dell'America Latina, se non del mondo, in cui la disuguaglianza sociale, politica, economica e culturale era molto alta. E questo è un elemento da tenere presente. Ora,
cosa e a che cosa si sono opposti e si oppongono i protagonisti della mobilitazione sociale? A una elite, quella che noi in Italia chiamiamo la casta. Io non amo usare questo concetto al singolare. Le elite hanno molte articolazioni interne, però nel vissuto degli attori, no? Della protesta e della massa che ha partecipato, la elite al singolare è tutta la classe politica. Non è soltanto l'1% della popolazione che ha concentrato nelle sue mani potere economico e potere politico, ma in qualche modo. E peraltro rispondendo a una caratteristica storica, no, della elite cilena, perché dalla fine dell'Ottocento in avanti, quello che a me ha sempre chiamato l'attenzione è questo gruppo molto, molto ridotto che mantiene il potere, che si riproduce nel potere con processi, come dire, di cooptazione progressiva e di cooptazione che gioca ai vari livelli. Ora, e quindi è quello che è avvenuto in Cile. Certamente il potere economico e il potere politico è in poche mani, ma hanno partecipato e quindi dal punto di vista del vissuto dei manifestanti, elite era un concetto che comprendeva anche, come dire, i rappresentanti, diciamo, i protagonisti politici, i rappresentanti anche dei partiti di centrosinistra, e per questo, come dire, José Antonio faceva riferimento al fatto che, il movimento non riconosce nessuna leadership, nessuna interlocuzione, neppure ai rappresentanti dei partiti politici di centrosinistra. Perché? Perché li accomuna tutti in questo concetto di una elite che è stata escludente dei cittadini. E quindi è una elite ed è molto importante, secondo me, capire questo elemento di continuità lunga nella storia cilena, di una elite che si riproduce per cooptazione, come dire, detiene il potere ma si aggiusta. Ed è una elite, quella cilena, che nella storia ha dimostrato una grande intelligenza, perché noi abbiamo sempre celebrato il Cile come il paese più stabile di tutta l'America Latina, un paese che, tranne una brevissima parentesi tra il 25 e il 30, non ha mai fatto ricorso alla violenza militare, alle forze armate, ha mantenuto il potere, come dire, aggiustandosi in qualche modo e riproducendosi e soprattutto cooptando nuove forze, nuovi protagonisti che in misura diversa però hanno partecipato e hanno approfittato dei privilegi, degli spazi che, come dire, il sistema neoliberale ha messo a disposizione. Non so se ho risposto, però è, diciamo, questo concetto della cooptazione per me è una chiave di lettura per individuare il fondamento poi della critica che, e del vissuto dei manifestanti, dei partecipanti a questo movimento nei confronti, come dire, dell'intera classe politica. Non abbiamo tempo per entrare nei dettagli e fare delle analisi, però, come dire, io credo che sia, non aiuti molto, come dire, concentrarsi sull'1%, sugli imprenditori, oppure su alcuni rappresentanti dei partiti della destra, come l'UDI, che ovviamente difendono, no? Il sistema esistente, che non volevano in qualche modo una nuova Costituzione, che si sono opposti a questo, ma che adesso, di fronte al processo costituente, si stanno in qualche modo riorganizzando, mettendo a punto
appunto una strategia che forse punta in qualche modo a controllare, ad essere maggiormente presenti, ad evitare per quello che possono, come dire, di perdere fette di potere. Perché è chiaro che per come si è prodotto questo processo costituente, qui non c'è solo di mezzo una nuova Costituzione, c'è appunto la rifondazione del paese su valori molto diversi, che sono i valori dell'uguaglianza, della partecipazione e della solidarietà, ma che prevedono una cessione di potere e di privilegio da parte della elite dirigente del paese. Quindi questo secondo me è un elemento importante su cui conviene riflettere. Grazie alla professoressa Stabili, vedo che il presidente Fassino è nuovamente connesso. Non so se ha ascoltato la domanda, era relativa, diciamo, alle lezioni per le democrazie occidentali, questo processo costituente in Cile, che è sostanzialmente un processo, almeno nella prima fase, fatto in assenza o nonostante la debolezza dei partiti e dei sindacati. Questo era uno dei punti che osservava Bartoli nel suo libro. Ecco, vorrei chiederle un parallelo, ecco, di inquadrare questo processo anche in relazione alla crisi dei partiti che vivono le democrazie occidentali. Sì, grazie. Ho comunque seguito, perché ho dovuto spostarmi di luogo, ma avevo acceso iPad, quindi ho seguito tutto quello che è stato detto. Intanto saluto tutti i partecipanti e saluto in particolare il presidente Vieragaglio, che è un vecchio amico e mi fa piacere nuovamente avere con noi. Dunque, l'esplosione delle proteste in Cile ha sorpreso molti, ma a ben vedere, se facciamo l'analisi di quello che è accaduto lì e quello che accade nel mondo, non è successo in Cile una cosa molto diversa da quella che è successo in molte democrazie. E cioè la crisi che ha attraversato, poi ogni paese ha la sua storia naturalmente, le ragioni dei movimenti civici o di protesta ha sempre delle ragioni specifiche, però vediamo se c'è una, come dire, c'è una ragione generale. La ragione generale io la individuo in questo: se noi guardiamo la crisi 2008-2016, quel decennio ha prodotto una frattura sociale in tutte le società occidentali, piuttosto profonda. Una frattura sociale, come io dico, tra inclusi ed esclusi, e cioè tra una maggioranza della popolazione che, pur essendoci una fase di crisi, è riuscita a mantenere sostanzialmente inalterate le proprie condizioni di vita e di lavoro, e una minoranza, ma non piccola, che può arrivare a un terzo della società, che invece si è vista profondamente colpita nelle sue condizioni di vita. E si è prodotta una frattura tra chi appunto ha continuato a essere incluso, per capirci, e chi si è sentito escluso. E i movimenti che si sono prodotti in vari paesi di protesta, non ultimo il Cile, hanno abbastanza questo tipo. Scusate, come ha vinto Trump nel 2016? Grazie a Dio ha perso adesso, ma nel 2016, quando Trump vinse, andò la sera stessa della sua vittoria, come fanno tutti i candidati che vincono, nel comitato elettorale, a ringraziare i suoi fans. E ha ringraziato la moglie, i figli, questo, quello, quell'altro. Poi a un certo punto ha detto: io ringrazio soprattutto una persona. E tutti si aspettavano un nome. E lui ha detto: io ringrazio The Forgotten Man, l'uomo dimenticato. Quando c'è stato il movimento dei gilet gialli in Francia, Le Monde ha intervistato uno dei capi, anonimi peraltro, di questo movimento. E gli ha chiesto: ma voi chi siete e cosa volete? La risposta è stata: siamo quelli a cui nessuno dà ascolto. Cioè, in altri termini, il forgotten man francese. Quando in Andalusia, in Spagna, ha preso il 10% delle elezioni un movimento politico che fino a 6 mesi prima non esisteva, che era Vox, di estrema destra, e grazie a questo 10% unito ai voti dei popolari, per la prima volta nella storia l'Andalusia è stata sottratta al governo socialista,
E il Paese è andato a intervistare Abascal, che è il capo di Vox. Gli ha detto, ma voi chi siete e cosa volete? E quello gli ha risposto, siamo quelli che sono negati. Allora, vedete che sono tre risposte assolutamente uguali. Cioè, quella frattura di cui io ho parlato prima, che ha prodotto un sentimento di esclusione in una parte della società, si è tradotta poi a un certo punto in movimenti di protesta, o in un voto elettorale di protesta, o in movimenti di piazza. O comunque, chi si è sentito escluso ha manifestato un atteggiamento antagonista. E in Cile ha detto adesso, la Stabile, una cosa che io condivido molto, ha detto il vero punto che adesso, diciamo, uno dei cuori della discussione di adesso, è che le vecchie oligarchie sono chiamate a una cessione di potere che è la domanda che viene dalla piazza, giusto? E beh, non è molto diverso dai fenomeni che io ho appena descritto. Cioè, quindi, noi dobbiamo sapere che la crisi ha prodotto una crisi della democrazia rappresentativa, nel senso che una parte della società che a lungo si è sentita rappresentata e che in particolare si era presentata e ha potuto anche beneficiare di conquiste sociali importanti nella democrazia, negli ultimi 15 anni no, ha maturato invece una crisi di rapporto con la democrazia, perché si è sentita esclusa, non si è sentita rappresentata, e questo ha prodotto, è un fenomeno che abbiamo anche in Italia, perché poi i tanti voti che ha preso la Lega o 5 Stelle, beh, non hanno una radice molto diversa da questa. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto come un movimento antagonista. Nel momento in cui, assumendo responsabilità di governo, ha smesso di essere antagonista, i suoi voti si sono più che dimezzati. No? È chiaro. E la Lega più o meno è di fronte a una dinamica dello stesso tipo. Allora, io penso che questa sia la questione, che poi, ripeto, in ogni paese poi si pone in modo diverso. Possiamo ignorare che il Cile ha una certa storia politica, il governo Allende, la vittoria, la dittatura, Pinochet, il referendum che l'ho mandato a casa, il periodo di transizione, cioè, e tutte le varie cose quindi, che ne fanno un paese che non è assimilabile ad altri, è evidente. Però ovunque c'è questo tema di come noi stiamo capaci di rifondare, scusatemi l'espressione un po' forte, a rifondare la democrazia rappresentativa, che oggi è fortemente in crisi di credibilità in una parte dell'opinione pubblica. Grazie. Piero Fassino faceva riferimento alla storia del Cile. Io vorrei riprendere questo spunto per fare una domanda a Donato Di Santo. La storia del Cile si intreccia con la storia del nostro paese. Esiste un legame tra Cile e Italia che risale almeno all'11 settembre 73, al giorno del golpe, che ebbe molte conseguenze, tra queste alcune dirette per la democrazia del nostro paese. Penso alle conseguenze nella politica interna, al famoso articolo di Enrico Berlinguer su Rinascita, che cambia un po', diciamo, la strategia del Partito Comunista e apre alla necessità di governare con maggioranze assolute e non relative, per non ripetere gli errori di Allende e della Unità Popolare. Quel legame in qualche modo esiste e arriva fino a noi oggi. Quindi vorrei chiedere a Donato Di Santo, che conosce quel paese perché lo ha frequentato da responsabile esteri del PC e poi uomo di governo varie volte, di mettere un po' in luce questo legame, anche soprattutto in chiave del processo che il paese vive oggi. Grazie Federico, un saluto a tutti i partecipanti, in particolare a coloro che partecipano dal Cile, quindi a Claudia Barattini e José Antonio Vieragaglio, e un ringraziamento al CESPI, al CRS per aver organizzato questo incontro, molto opportuno secondo me. Io vorrei, prima di dare qualche elemento, non dico rispondere perché ci vorrebbe molto tempo, ma fornire qualche elemento sulle cose che adesso mi chiedeva Federico Nastasi, vorrei però prima fare un ringraziamento, diciamo, e i complimenti a Clelia Bartoli, all'autrice di questo libro, che noi, diciamo, stiamo presentando, anche se è lo spunto, è il pretesto per poi parlare di quello che in Cile sta avvenendo, è avvenuto, e i rapporti con l'Italia,
perché innanzitutto è stata molto fortunata. Lei andava in Cile per, come dice nel libro, per fare determinate approfondimenti, ricerche e studi, e si è trovata nel bel mezzo di questa situazione del tutto particolare, eccezionale, comunque la si valuti. Ha fatto un lavoro, credo, molto interessante, molto appassionato, oltre che interessante, ricco di spunti di riflessione. Appunto, spunti di riflessione vuol dire anche spunti di riflessione molto diversi fra loro, sia quando accenna ai rapporti, alle possibili affinità o alle possibili raffronti con la fase costituente italiana. L'assemblea costituente italiana era un'assemblea, aveva determinate caratteristiche e lei appunto attraverso le interviste, attraverso le riunioni, gli incontri che fa in Cile nel corso del mese di novembre-dicembre, quando è stata appunto sul campo, tenta di dare degli elementi, dà degli elementi di raffronto con quella, con quell'esperienza di assemblea costituente italiana. Su questo potrebbe dire molto naturalmente tutti i nostri interlocutori, Piero, eccetera, in particolare José Antonio Veragallo, che ha studiato approfonditamente questa tematica. Poi vi sono, segnala anche, riporta anche delle indicazioni, delle risposte, in alcuni casi anche un po' vetuste, in alcune di queste di questi incontri, di queste interviste, parlano della ricerca del soggetto rivoluzionario, appunto come se fosse in corso una fase sicuramente di rivolta, sicuramente di grande movimento, però dire fase rivoluzionaria e tornare al discorso del soggetto, del famoso impalpabile soggetto rivoluzionario, questo può essere discutibile, però il bello è che raccoglie l'autrice tutte queste cose, le anima attraverso appunto questo dialogo con una platea grandissima e molto variegata, interessantissima, di persone che ha incontrato, e dà voce quindi a tutte queste espressioni. Mi sembra una cosa molto, molto importante, molto utile, molto significativa, con una speciale attenzione al tema dei popoli originari e di come la nuova Costituzione dovrebbe tener conto anche del tema dei popoli originari. Per quanto riguarda i rapporti dell'Italia con il Cile, del Cile con l'Italia, vabbè, ci vorrebbe molto tempo e non penso siano anche cose abbastanza risapute, non solo tra coloro che stanno qui interloquendo, ma anche tra molti di coloro che ci stanno ascoltando. Però, proprio per andare per titoli, per non dilungarmi troppo su questo, si potrebbe dire che non solo, come dicevi tu Federico, dal governo di Unità Popolare, dalla presidenza di Salvador Allende, ma anche da prima questi rapporti si erano costruiti per tanti motivi culturali, insomma, per tanti motivi che è difficile ora sintetizzare, ma anche perché sul piano politico vi è un rapporto speciale, vi si è sempre manifestato, si è costruito nella storia, nel tempo, un rapporto speciale tra Italia e Cile, in particolare per una certa affinità, per una certa omogeneità delle forze politiche che allora esistevano, soprattutto per quanto riguarda il versante italiano. Le tre grandi forze politiche che allora esistevano sono completamente scomparse, non esistono più oggi in Italia, però sia il Partito Comunista di allora, in particolare con personalità come Renato Sandri e tanti altri, sia la Democrazia Cristiana con personalità come Gilberto Bonalumi e tanti altri, e sia il Partito Socialista di allora, avevano questa relazione molto intensa, molto forte con il Cile, col sistema politico cileno. Dopo il golpe c'è stata un'epopea, l'epopea della solidarietà, l'epopea degli esiliati, i nostri interlocutori hanno vissuto in prima persona, diciamo, questa epopea in Italia. Questo ha cementato, ha costruito veramente una rete di rapporti molto profonda, molto intensa, non solo politica ma anche culturale, ma anche sociale, e in particolare quello che già veniva citato, con anche una
una in qualche modo impostazione di una linea politica, di una politica e di una strategia politica da parte dell'allora Partito Comunista, che proprio attraverso una riflessione, sulla base di una riflessione sui fatti del Cile, sul golpe di Pinochet, modificava e evolveva, diciamo, le proprie posizioni con la proposta del compromesso storico. Successivamente questo rapporto, seppur in termini diversi, in termini naturalmente che hanno tenuto conto di quello che poi nel mondo è andato succedendo in tutti questi ultimi decenni, però c'è sempre stato e sempre rimasto questo legame molto forte, molto particolare tra l'Italia e il Cile, sia a livello istituzionale, sia a livello culturale, accademico, sociale, le visite di Stato, di Prodi, di Napolitano, dirigenti politici come lo stesso Piero Fassino, Massimo D'Alema e tanti altri che possono permettersi di dialogare sulle cose cilene perché le conoscono, perché ci sono, fanno parte di un dialogo politico anche su queste tematiche. Michelle Bachelet che inaugura la terza conferenza Italia-America Latina, insomma tanti elementi, fino all'ultimo anno, diciamo, a questa rivolta, a questo movimento. Con questo concludo, vorrei segnalare una cosa, che questo legame speciale ancora permane. Perché? Perché proprio mentre il 18 ottobre, e quindi dal 18 ottobre in avanti del 2019, scoppiava questo movimento, si trovava in Italia per ragioni personali, insomma, il nostro amico José Antonio Vieragaglio, e immediatamente ci incontriamo con Fassino, con Marina Sereni, recentemente eletta viceministra, facciamo un'iniziativa proprio su questi temi immediatamente, e il movimento inizia il 18 ottobre, il 25 ottobre c'è la grande manifestazione in Piazza Italia, Plaza Dignidad, e all'inizio di novembre unica esponente istituzionale europea, la vice ministra italiana Marina Sereni è a Santiago, prima dell'autrice del libro, è a Santiago per incontrare tutte le realtà, sia istituzionali sia sociali, e per manifestare questo rapporto speciale che c'è tra i nostri due paesi. Insomma, mi sembra molto importante questo legame che si protrae tutt'oggi, e mentre noi parliamo è in corso in questi giorni, non solo in questo momento, in questi giorni è in corso a Santiago il Festival del Teatro Santiago Amil. Claudio Barattini ne è una delle protagoniste, di coloro che hanno animato e creato questa istituzione così importante. Alcune delle espressioni che si sono fatte conoscere nel mondo attraverso la protesta, attraverso sia di gruppi femministi, di collettivi femministi come la Stesis e di altri, bene, nascono anche in quel crogiuolo culturale di questo festival, e sono queste alcune delle eredità molto positive dei governi di concertazione. Di Santo faceva riferimento all'esperienza degli esuli cileni in Italia. C'è un film che racconta, che è stato pubblicato, è uscito poco più di un anno fa, di Nanni Moretti, Santiago Italia, che racconta proprio questo legame degli esuli cileni in Italia, a Roma. Dario Conato ha partecipato attivamente a quell'esperienza, perché viveva a Roma. Gli chiederei di partire da quello e poi dalla sua seconda esperienza, perché è stato in Cile negli anni 90, al ritorno della democrazia, lavorando come cooperante nella Norte Cico, nella parte centro-nord del paese. Quindi, alla luce di questi due eventi personali, ma anche in qualche modo storici, gli chiederei come valuta il processo costituente in corso. Bene, grazie, e grazie a tutti i partecipanti, grazie professoressa Bartoli e al suo interessantissimo libro che ci permette oggi di essere qui a parlare di una regione
cui tutti siamo così legati, a processi che richiamano i nostri problemi di tutti i giorni e la nostra storia, come ben ricordava il Presidente Fassino. Beh, per la mia generazione il Cile, per tanti diciamo, della mia generazione il Cile è stato un filo rosso che ha accompagnato un po' tutta la nostra adolescenza e poi la nostra maturazione, fin dalla vittoria della Unità Popolare di Allende nel 70 e poi con una spinta molto forte determinata dall'impatto anche emotivo, oltre che politico e umano, del colpo di Stato del 73. E Cile Democratico, l'organizzazione che ha una traversa di Largo Argentina, anzi proprio a Via di Torre Argentina, riuniva tanti esuli cileni, era diventato un punto di riferimento, perché non c'era, diciamo, credo che praticamente possiamo dire che fino al referendum dell'88 e alla rinascita della democrazia cilena non ci sono stati eventi politici di una certa rilevanza, ma anche piccole cose, poi cose di quartiere, nelle scuole, eccetera, in cui non ci fosse il richiamo alla lotta del popolo cileno, al punto che la bandiera cilena e le grafiche delle violette, delle brigate muraliste Violeta Parra diventarono quasi l'immagine, no, della liberazione che immaginavamo un po' per tutto il mondo. E la musica, in particolare cominciando da quella degli Inti Illimani, che si trovavano in Italia perché erano in Europa quando ci fu il colpo di Stato, divenne un pezzo della colonna sonora di quegli anni, una musica andina che fino a quel momento credo nessuno di noi in Italia, o pochissimi, conoscessero. Quindi questo legame è stato fortissimo, lo hanno già ricordato in termini più politici, diciamo, coloro che mi hanno preceduto, e io ricordo che fra gli amici e le amiche del Cile Democratico c'era una grande preoccupazione nel parlare con noi giovani italiani, nel sottolineare la necessità dell'unità fra le forze, dello sforzo di creare un consenso ampio sulla difesa e il rafforzamento della democrazia. Ovviamente partivano dalla loro esperienza cilena, di una sinistra che aveva conosciuto anche grandi divisioni e divisioni che avevano anche permesso poi l'evoluzione tragica degli eventi, e questo fu poi lo spunto da cui partì Enrico Berlinguer per pensare invece a una strategia politica che andasse oltre anche i confini della sinistra e che si ponesse il problema che il presidente Fassino ha richiamato della coesione sociale e dell'inclusione. Questo problema della coesione, dell'inclusione in forme diverse, perché all'epoca nel caso di Allende si parlava della difficoltà di dialogo con i ceti medi, e oggi i movimenti a cui abbiamo assistito in Cile invece ci parlano di un'esclusione sociale delle fasce più deboli, come ben ricorda e testimonia la professoressa Bartoli nel suo libro. Ecco, tuttavia il problema della coesione, del consenso intorno a un progetto comune, intorno a delle regole comuni, non intorno a una specifica linea politica, torna al centro della scena e del problema di questi anni. Ora, molto brevemente, sì, io sono stato poi in Cile dal 90 al 95, più volte, anche per periodi lunghi, circa un anno ci ho vissuto lavorando in un programma di cooperazione per lo sviluppo di comunità contadine nel nord del Cile, comunità contadine che avevano visto negli anni della dittatura intorno a sé fenomeni, diciamo così, di sostanziale depredazione delle terre per farne attività di esportazione, di frutticoltura ed esportazione da parte di notabili legati al regime, militari, ricordo magistrati, insomma
l'esclusione al lavoro, no? Durante la dittatura e con la democrazia, col ritorno alla democrazia, si cercava di rendere anche queste comunità contadine protagoniste dello sviluppo. In quegli anni mi resi conto con un certo stupore, lo ammetto, di quanto ancora il piombo della dittatura frenasse le ali della democrazia cilena. Lo sentivi, lo vedevi che poi Pinochet divenne senatore e che non c'era quella, noi, per noi era facile, no? Immaginare l'Italia del 25 aprile, no, e quello non fu il Cile, non ci fu il 25 aprile del Cile, almeno non lo fu nell'immagine che noi c'eravamo fatti. Ecco, tutto questo piombo nelle ali è quello che determina la situazione che abbiamo visto alla fine del 2019. E a me pare, qui vorrei arrivare a un'osservazione finale, pare che la risposta che il sistema politico istituzionale cileno ha dato alla crisi sia una prova straordinaria rispetto al contesto di un continente attraversato da tante difficoltà e da tanti movimenti di protesta che esprimevano necessità di cambiamento in tanti paesi. Beh, in Cile abbiamo avuto due mesi di scontri molto forti, con risposte violentissime e assolutamente deprecabili da parte di settori degli apparati di polizia, con morti, feriti, anche in modo molto grave, tanti giovani hanno perso la vista. E abbiamo avuto nelle prime settimane una risposta di Piñera che diceva: qui è un complotto che viene dall'estero. La stessa reazione identica che su altri versanti avevano avuto Lenin Moreno in Ecuador, ma anche Maduro in Venezuela e anche Ortega in Nicaragua. Ma dopo due mesi è sembrato, le cose sono cambiate e si è arrivati a immaginare un processo di revisione, anzi no, di rinnovamento radicale costituzionale che io non mi pare abbia precedenti negli ultimi anni. Cioè si rimette tutto in gioco con una costituente in cui ci sarà una parità assoluta di genere, da cui per scelta di oltre dell'80% dei cittadini rimane fuori, chiamiamola, il termine non è correttissimo, ma diciamo tutta la classe politica parlamentare, no? Che anche lì all'80%, una cosa impressionante, ma il sistema cileno si è messo in discussione fino a questo punto. Immaginiamo che se questo fosse possibile in un altro paese dell'America Latina e non so in quanti paesi europei. Cioè è stata una risposta di grandissima volontà di cogliere il senso profondo di quel movimento e di dargli la possibilità di raggiungere obiettivi di trasformazione democratica. Ultima parola, io è già stato detto, non credo sia una rivoluzione sociale, non è una trasformazione radicale della società, questione che attiene invece ovviamente al dibattito, al confronto, anche allo scontro politico fra proposte politiche diverse, ma è una scommessa sul cambiamento condiviso delle regole della politica e del funzionamento dello Stato. E questa è io continuo ogni volta che leggo, anche leggendo il libro di cui stiamo parlando, me ne sono convinto ancora di più, mi sembra un fatto assolutamente innovativo ed esemplare. E questa me lo sono scritta, me lo dovete permettere perché il concetto è complesso, e credo che il punto centrale delle rivendicazioni e la risposta necessaria sia il superamento di quello che alcuni studiosi hanno chiamato la interpretazione egemonica del principio di sussidiarietà che permea tutta la Costituzione attuale, che in pratica vuol dire privatizzare tutto il possibile. E privatizzare tutto significa privatizzare anche le opzioni sociali, le prospettive, tutti quei sistemi che per noi sono quasi ovvi, no? Dello Stato sociale, lo spiega bene la professoressa Bartoli quando parla delle agenzie private, delle strutture private di gestione dei fondi di pensione, un'impresa, un sistema fallimentare per i pensionati, per i contribuenti e che ha arricchito le tasche di pochi.
Ecco, secondo me la capacità di costruire una Costituzione che permetta poi l'edificazione di uno Stato sociale, ovviamente in un contesto pluralista in cui si confronteranno poi nella politica, quando date le nuove regole del gioco, quando si entrerà a giocare, ecco, mi pare che sia la scommessa più importante che attende il Cile per i prossimi mesi e anni. Ecco, questo è quello che la mia esperienza da quando avevo 16 anni e gridavo Cile libero ad oggi mi ha spinto a condividere con voi. Grazie. Grazie Dario. La parola adesso alla una delle protagoniste, insomma, di questo nostro webinar, cioè l'autrice del libro, Clelia Bartoli. L'autrice scrive a un certo punto, uno degli punti centrali del libro, che il processo costituente cileno è qualcosa che va oltre i confini geografici del Cile, che interessa un po' l'umanità tutta, in particolare dal suo punto di vista di filosofa del diritto, dice che si è trovata come in quello che solitamente si studia nei libri, come nascono le regole, come nascono come nasce lo Stato, si è trovata a osservarlo da vicino, una specie di esperimento dal vivo. Quindi chiederei, farei due domande all'autrice, comincerei da questa. Perché è così interessante, peculiare, il processo costituente cileno? Tanto ci tengo a ringraziare moltissimo il CESPI, il CRS per aver organizzato questo incontro, ovviamente tutti i relatori per essersi intrattenuti nel discutere dell'attualità cilena e anche del mio libro. Diciamo, un'altra, come diceva anche Donato Di Santo, devo ringraziare anche il Fato, perché io ero andata in Cile per fare una ricerca sull'immaginazione giuridico-politica e cosa c'è di meglio di imbattersi in una rivolta dove lo status quo è totalmente messo in discussione per poter provare a studiare questo aspetto. Durante i periodi di rivoluzione o di rivolta, o comunque quando c'è una sollevazione popolare che intende scalzare l'ordine costituito, accade un fatto anomalo tra tanti altri, tra tante altre anomalie, che è quello che c'è un sovvertimento del rapporto tra norme e fatti. Siamo abituati a pensare nella normale amministrazione che le norme debbano dettare legge, debbano giudicare i fatti, debbano dire come i comportamenti devono essere espletati o come le cose vanno fatte. Quel che succede durante un'epoca di sommovimenti è l'inverso. I fatti giudicano le leggi, giudicano le norme. La presa della Bastiglia, così come le marce nelle vie di Santiago, stanno dicendo l'ordine costituito vecchio, la Costituzione o il sistema di potere e di leggi che vigevano fino ad adesso non sono più legittimi e vanno quindi sostituiti. Cosa è successo in Cile? In Cile è successa una cosa abbastanza strana. Dopo quattro settimane di manifestazioni costanti che andavano crescendo, che andavano coinvolgendo un numero sempre più ampio e strati sempre più variegati della popolazione cilena, l'establishment, ovvero il Parlamento, ha deciso di siglare trasversalmente un accordo definito per la pace sociale la nuova Costituzione, dicendo: ok, siamo d'accordo, possiamo mandare in pensione la Costituzione qualora un plebiscito dimostri che la gran parte del popolo vuole questo. Ma nell'accordo e poi attraverso una legge che ha modificato la Costituzione è stato introdotto delle regole per dire al potere costituente come doveva funzionare. Quindi è accaduto qualcosa di paradossale, cioè la vecchia Costituzione accusata di illegittimità
ha ammesso di essere illegittima, che il suo tempo fosse tramontato, ma ha stabilito le regole attraverso cui i padri e le madri costituenti dovranno scrivere la nuova. Ovviamente ha detto, non sto entrando nel merito, sto dando semplicemente delle indicazioni tecniche, ma sappiamo bene che le indicazioni tecniche hanno un peso enorme anche sui contenuti. E infatti, diciamo, la norma più interessante, anche più problematica, è quella dei due terzi. Cioè si dice, la vecchia Costituzione, quella che dovrà andare in pensione, dice a quelli che scriveranno la nuova, potete approvare qualsiasi articolo, disposizione o capitolo della nuova Costituzione solo se i due terzi dell'organo costituente saranno d'accordo. Il problema è che non si dice cosa accade se non vi è questa maggioranza qualificata. Qual è il vantaggio e qual è il rischio? Il vantaggio è che la nuova Costituzione potrà essere il frutto di un ampio consenso. Il rischio qual è? È che, come un termine mi ha sorpreso che viene usato in Cile, è gattopardesco, ossia un espediente gattopardesco, nel senso che nel momento in cui non si ritrova d'accordo continua a vigere il vecchio e quindi sembra uno stratagemma del potere costituito per imbrigliare il nuovo potere costituente, non lasciarlo libero di creare realmente una palingenesi. Ovviamente questo ha impedito che una rivolta si trasformasse in una rivoluzione, quindi un veramente ribaltamento dello status quo, e invece c'è questa continuità morbida che ci sono stati degli episodi ovviamente di violenza, di disordine, ma piuttosto morbidi, niente di eclatante, e probabilmente vi sarà un passaggio forse non così radicale da la fase attuale alla successiva. Grazie. A proposito di questa esperienza che Bartoli ha fatto in Cile, a un certo momento dice che tra i concetti che aveva studiato tra i libri e che poi ha riscoperto, vissuto, osservato da vicino nella Plaza della Dignidad, c'è cioè quello di felicità pubblica, di cui parla Hannah Arendt. Le chiederei come ultima domanda di spiegarci di cosa si tratta. Sì, mi fa molto piacere parlare di questo concetto, perché una delle scoperte per me più straordinarie che ho fatto potendo assistere a un tale periodo eccezionale come quello di una rivolta è che vi è un'intimità della rivoluzione, cioè i tumulti esteriori riverberano sull'intimità delle persone, e quel che accade all'interno delle persone in qualche modo ha delle conseguenze importanti anche su quanto succede nelle strade. E proprio per immettere anche nel discorso scientifico questo piano emotivo, compreso quello di chi scrive, ho pensato che il registro più adeguato fosse il saggio narrativo, cioè un racconto partecipato e non appunto un saggio asettico di quello che stava accadendo in Cile. Quindi in questa lettura sentimentale degli eventi politici, quelle che secondo me sono le emozioni prevalenti che ho registrato, in qualche modo che mi hanno anche investita, sono la rabbia e la felicità. Ovviamente la rabbia, in quanto non sentimento privato, ma sentimento politico, è un po' un carburante per destabilizzare, per scrollarsi di dosso qualcosa che non finalmente smette di essere sopportabile.
E al tempo stesso, però, quello che ho avvertito in tantissime occasioni tra le ragazze che organizzavano i flash mob nelle strade o nelle assemblee delle varie juntas de vicinos, oppure in gruppi di persone che sembravano facessero un picnic in un parco, in realtà erano lì con la Costituzione in mano a leggere e discutere. Insomma, il sentimento che emergeva di gioioso è quello che di cui avevo letto, chiamato felicità pubblica. Che cos'è questo sentimento? Rispetto alla felicità che si può gustare, insomma, a quella a cui normalmente pensiamo, ha tre caratteristiche che lo contraddistinguono, che sono l'essere rivoluzionaria, appunto, processuale e relazionale. Per essere rivoluzionaria significa che è quella felicità che proviene dal comprendere che l'esistente può essere modificato e che io ho con altri un margine di azione per diventare autore della comunità in cui abito. E quindi in questo senso è rivoluzionario perché vede parte da un riconoscimento del proprio potere trasformativo, che il contesto in cui si è non è un copione già scritto e immodificabile, ma è un qualcosa al quale io posso partecipare per modificarlo. Dopodiché ha natura processuale, nel senso che questa gioia, questa felicità, questo sentimento positivo non deriva dal conseguimento, quando non si ottiene soltanto quando lo Stato finalmente ha raggiunto la forma sperata, ma è proprio nel processo, nel partecipare alle manifestazioni, nel incontrarsi con altri, nel fare la olla comune o esercitarsi nel balletto per il flash mob, nel litigare, forse anche nel tirar pietre, ma è nel processo. E tant'è che spesso quando poi si conclude avviene quella delusione a cui accennava Federico. E infine è relazionale, cioè non è, è un potere umile che si sente attraverso la felicità pubblica, perché non è il potere di io ho un'idea e la impongo sulla realtà, ma scopro nel dialogo con gli altri e nel muoversi degli eventi che posso incidere. E questo avviene con gli altri, non malgrado gli altri, unendo le diverse soggettività. Però, diciamo, ha un costo, ha un costo che normalmente sembra pericoloso, però che forse è anche il bello del disordine, cioè caos e crepe, la destabilizzazione, è una delle condizioni che favoriscono la possibilità di provare la felicità pubblica. È quando il potere scricchiola che io mi accorgo che che posso incidere e che posso rivedere l'esistente. E quindi forse I pavimenti divelti di Plaza della Dignidad, ex Plaza Italia, ex Plaza Blachedano, la destabilizzazione anche intima che le persone che hanno partecipato a questa rivolta hanno avvertito, era in qualche modo appunto una condizione affinché potessero scorgere la vastità di un possibile ancora da scrivere. Grazie, ci sono moltissimi stimoli, moltissimi spunti. Noi siamo arrivati alla seconda e ultima parte del nostro webinar, puntiamo a chiudere nei prossimi 20 minuti, alle 18 come ci eravamo prefissi, quindi lascerei l'ultimo giro di microfono ai nostri ospiti dal Cile, partirei da José Antonio Vieragallo.
chiedendogli ovviamente di interloquire con gli interventi degli altri relatori, anche eventualmente con le domande che sono venute dal pubblico sul ruolo della concertazione nella transizione democratica, ma in particolare su un punto. Io ho avuto la fortuna di intervistare José Antonio Viera Gayo a fine settembre, quando ancora, diciamo, poco prima della ben arrivata Gabriella Sabba, che vedo si è appena connessa. 5 minuti, purtroppo. Si è sistemato tutto, adesso state finendo, immagino, quindi tutte le domande sono state risposte. Nell'ultimo giro, se vuoi, ti lascio le ultime due domande a José Antonio Viera Gayo e a Claudia Barella. Va bene. Adesso? Vado adesso, quindi quella sui Mapuche e quella sulle... Allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo, purtroppo c'è stato un crash tecnologico, una macumba, non so bene, ancora non ho capito. Forse dovresti abbassare un po' lo schermo, ti si vede solo metà del viso. Meglio, perché non mi sono manco truccata. E allora, al professor Viera Gayo vorrei fare una domanda sui popoli originari cosiddetti. Uno dei punti più delicati, immagino anche, che si affronteranno nella nuova Costituzione sarà quello appunto dei popoli originari e in particolare dei Mapuche, che sono circa 2 milioni o addirittura di più. Il professore, quando era ministro nel primo governo Bachelet, ha avuto occasione di occuparsi della questione Mapuche. Tra l'altro c'erano stati 2 fatti che avevano scosso molto l'opinione pubblica. Uno era stato la uccisione da parte di un sottufficiale dei carabinieri di Mattias Catrileo, un giovane Mapuche, l'altro lo sciopero della fame di 111 giorni di Patrizia Troncoso, che non era una Mapuche ma era un'attivista condannata a 10 anni per la chema di un fondo. Lei era appunto, lei è stato protagonista, insomma era lì, e quindi in un'intervista alla Tercera aveva poi detto, e anche in altre interviste, che si era reso conto in quell'occasione della difficoltà e della ingiustizia della situazione e della urgenza di affrontare quel tema. Ecco, come vede questo problema, questa questione più che problema, cioè come pensa che la nuova Costituzione soddisferà le aspettative o le richieste dei Mapuche, che sono un pochino sfiduciati ancora? Sì. Bene, è una domanda molto interessante, ma una risposta che dovrebbe essere troppo lunga. Solo direi che la crisi col movimento Mapuche è andata ogni giorno peggiorando. Noi siamo adesso in una situazione molto delicata, perché da una parte si è radicalizzata al massimo la situazione nell'Araucania, ci sono gruppi molto estremisti, anche armati, all'interno del movimento Mapuche, e ci sono anche una reazione violenta di quelli che si oppongono per motivi della terra, eccetera. È una situazione molto, molto delicata e che nessun governo ha saputo affrontare del tutto bene. L'altro punto difficile dal punto di vista indigena è Rapa Nui, è l'isola di Pasqua, perché è un territorio cileno, però con una cultura completamente diversa, e anche lì c'è un movimento, certo molto più ristretto, però i due punti difficili per il Cile di affrontare dal punto di vista indigena, soprattutto i Mapuche, e Rapa Nui. Ora, c'è stata una presa di coscienza anche di settori dell'elite che negavano questo fenomeno, molto importante, perché nel processo costituente si è arrivata al consenso che per la prima volta ci siano eletti rappresentanti di popoli indigeni. E ci saranno allora presenti nella costituente un numero importante di dirigenti. Ora, quanti dopo questi dirigenti possano rappresentare il movimento indigena, quanto loro possano far avanzare la situazione nella costituente, non lo so. Una cosa è vera, certa, che sì, si arriva a un consenso di riconoscimento pieno dei popoli indigeni e i suoi diritti, sarà
un primo passo nel saldare un debito che la società cilena ha con questi popoli, però è piuttosto un simbolo, è più un, come dire, l'inizio di qualcosa. Però dopo lo Stato cileno deve mettere in moto una politica molto forte, con molte risorse anche per affrontare il problema. Una volta ho incontrato una ex prima ministra della Nuova Zelanda, che è un paese che può essere un certo modello per come tratta i Maori, e lei mi ha detto, perché io le dico qual è la soluzione, mi dice, con questi problemi non ci sono soluzioni, e il problema è piuttosto di come camminare insieme, come andare insieme in una via dove i conflitti ci saranno sempre, però che ci sia, diciamo, una base di giustizia, di riconoscimento delle diverse categorie etniche. Se lo Stato cileno non è capace di far questo, noi arriveremo a una situazione ogni giorno peggiore, che uno può immaginare un po' come può essere il problema vasco in Spagna. Non voglio allungarmi, ma non è semplice, perché nell'Araucania i Mapuche sono la minoranza, sono il 30 e qualcosa per cento. Allora non è che si possa dare autonomia, perché se ci fosse autonomia governerebbero quelli che sono contro i Mapuches. Quasi la metà dei Mapuches sono a Santiago. Fra l'altro non è strano che la bandiera Mapuche sia stata sempre presente nelle manifestazioni a Santiago, a Plaza della Dignità o altri posti, perché è una rivendicazione molto forte anche di Mapuches che abitano a Santiago e che mantengono i suoi rapporti con le comunità originarie. Un'ultima cosa voglio dire, seguendo quello che ha detto Piero Fassino, le crisi della democrazia rappresentativa sono interessanti per le prospettive che aprono, però sono pericolosi per le soluzioni a cui si può arrivare. E questo a noi ci mantiene in un momento di grande incertezza, perché io sempre penso che questi movimenti che minacciano una rivoluzione, non la fanno, dopo possono sboccare non si sa in quale soluzione. Perché è strano, per esempio, che oggi quando uno vede quali sono i leaders più accettati dalla gente per diventare Presidente della Repubblica, il 70, non so, il 60-70% sono di destra. O sea, la stessa gente che ha votato il plebiscito, nel plebiscito ha votato il 50 e qualcosa per cento. Vuol dire che c'è un 45 più o meno che non ha votato, che non è andato al plebiscito. Di questo 50 e qualcosa, c'è una parte della destra che ha votato anche per il cambiamento. Allora, dopo ci presenteremo a questa elezione costituente con una destra unita, con problemi, però va unita in una sola lista, e un centro-sinistra che va in liste principali, diciamo che saranno 3 o 4. Però se uno vuole andare a più ci saranno 15, o sea, non sappiamo chi avrà la maggioranza nella Costituente. Può darsi che la destra arrivi alla Costituente con un 38-40% e il centro-sinistra, mettiamo, con un 60, però un 60 diviso, non unito in un progetto chiaro. Perché il movimento non ha un progetto, è una protesta. Ora, come si evolverà questa situazione? Non lo sappiamo. E dopo, un ultimo accenno, c'è una parte importante dei partiti che non vogliono la soluzione in cui si è arrivata.
Allora questo non si sa come giocheranno nella costituente i partiti, per esempio il Partito Comunista Cileno, che non è molto, diciamo, con tanti voti, però che ha leaders importanti sociali e politici, nel suo ultimo congresso ha fatto un passo più verso il movimento che verso la soluzione costituente. Ha chiamato per esempio a, non so come si dice in italiano, a cercare la costituente con il movimento di massa. Per forzare alcuna soluzione che trovano che sia adeguata a quello che pensano. Questo certamente nella destra crea una situazione, non solo nella destra, molta gente dice come, perché chiamate voi a cercare la costituente e gli altri no, insomma. O sea, stiamo in un momento, diciamo, di grande difficoltà e incertezza, perché quelli che vogliono o vogliamo il cambiamento non abbiamo un progetto comune fino adesso e non sappiamo se vinceremo o meno la prossima elezione presidenziale e non sappiamo come si comporteranno i nostri rappresentanti divisi nella Costituente. Quello che noi se tutte le forze di cambiamento si unissero nella Costituente, quello che possono ottenere è arrivare a un tipo di Stato come c'è un po' in Europa, vuol dire uno Stato sociale. Passare da uno Stato più, chiamiamolo così, semplificando, neoliberale, a uno Stato sociale. E quello non è una rivoluzione, è un cambiamento di tipo di democrazia, di una democrazia più ristretta, autoritaria, neoliberale, a una democrazia più sociale, con diritti riconosciuti per tutti, eccetera. E sarebbe un grande passo avanti del Cile. Però questo chiederebbe un grande blocco sociale e politico coerente, che non lo abbiamo. Devi attivare il microfono, Gabriella, non si sente. Basso a sinistra. Adesso? Sì, perfetto. Ok, perfetto. No, dicevo, quindi dobbiamo uscire dalla fase dell'euforia che è stata molto così rivitalizzante e bella per entrare in una, invece in una dimensione di, nella prospettiva di lavoro a medio termine perlomeno, quindi di lavoro costruttivo, no? Chiedevo al professor Riviera Gaio. Sì, è questo che diciamo, siamo adesso nel momento propriamente della politica e qui vengono appaiono molte delle difficoltà che abbiamo avuto anche nel periodo della concertazione, difficoltà politiche e dopo non dobbiamo dimenticare che tutto il dibattito si fa in mezzo a una pandemia molto grave che ancora colpisce il Cile e la popolazione, e si fa in un periodo economico, diciamo, disastroso per gli effetti della pandemia. Cioè, molta gente ha perso il lavoro, anche nei ceti medi, e molta gente, diciamo, non ha potere d'acquisto sufficiente. Ora, diciamo, sarà un dibattito non in un periodo di crescita economica o dove la gente si trova un po' meglio, sino al contrario, è diventata più povera tutto, anche i ceti medi. Io vedo gente che io conosco, professionisti, soprattutto nel settore che Claudia conosce molto bene, dell'arte e audiovisuale, hanno perso il lavoro, non hanno reddito, insomma, sono in difficoltà. Allora la gente può, al momento di votare, dire: vabbè, io sono andato in piazza, però al momento di votare forse io voto per uno che mi garantisca più il lavoro.
non che mi garantisca una fantasia, diciamo. Non so, siamo, per questo io dicevo all'inizio, per noi che siamo nel Cile è molto difficile di percepire il processo che ancora è in sviluppo, e quello che un grande dibattito come quello di questa sera è molto utile anche per noi, per vedere come voi vedete la situazione, diversi spunti. Io ringrazio molto per questo, insomma. Sì, io sono un po', voglio dire, la vedo in modo un po' doppio, in qualche modo, un po' bilaterale, perché io ho vissuto in Cile per 3 anni e poi sono tornata, tra l'altro torno ogni anno almeno 2 volte, quest'anno sono tornata in marzo, quindi quando è ripresa con il primo Superviernes, quindi la prima grande manifestazione in Plaza della Dignidad, ma comunque giravo ovunque, dalla Pintana, alla Legua, alla Vittoria, insomma, andavo a vedere quello che succedeva. E quello che dice lei l'ho notato molto, cioè in tutta la Meda, in gran parte di Providencia, tutti i negozi, gli esercizi che chiudono alle 3 di pomeriggio, perché dopo cominciano appunto i preparativi per la protesta, e quelli hanno votato tutti recesso, cioè io ne avrò intervistato 2000, credo, non lo so, e loro erano assolutamente contrari. Quindi anche di questa parte, piccola classe media, imprenditoriale, bisogna tener conto, ci sono tante che non sono fascisti, non erano fascisti assolutamente, erano persone, molte mi hanno raccontato che all'inizio della protesta erano favorevoli, l'hanno appoggiata, e poi dopo piano piano uno fa i conti anche con i propri persone, con il proprio personale, mondo, interessi, insomma è un bel problema, diciamo. Chiedo Federico, tu che sei economista e ci dai la misura delle domande, quanto mi resta? E farei la domanda a Claudia Barattini. Va bene, faccio la domanda alla dottoressa Barattini e le chiederei, vorrei sapere da lei in realtà cosa pensa della tercera ola e cosa pensa della rivolta femminile, della protesta femminile del 2017, che anche quella è esplosa senza che, come dire, senza che ce la si aspettasse in maniera così travolgente, iniziata con con un paro nella Universidad Austral di Valdivia per protestare contro una studentessa che era stata molestata da un professore, da lì a catena con un effetto contagio, e si è poi propagata in tantissime facoltà, in tutte le facoltà del paese, in tutte le facoltà che non fossero Università de Los Andes, insomma, quelle più impegnate anche un po' a sinistra. E adesso la galassia femminista è pazzesca, è formata tra l'altro da moltissime persone, da moltissime donne che al femminismo non ci si erano mai, come dire, avvicinate prima, che però sono unite da problemi comuni, anche di classi completamente diverse, che lavorano insieme in chat, non so, unite appunto dal problema comune della violenza dei compagni, quando c'è, dalla discriminazione sul lavoro, dalle molestie sessuali e così via. Ecco, tutte queste donne, c'erano 2 milioni di persone, tra l'altro 2 milioni di donne quest'anno all'8 marzo, impressionante. Siccome il Cile rimane però, vabbè, anche l'Italia non è che un paese sostanzialmente machista, come pensa che si costruiranno, che si integreranno, cosa otterranno queste numerosissime istanze? José Antonio, apaga tu. Ah, sì. Perché sennò. Io penso che per una vecchia femminista come me, quando il femminismo, diciamo, il femminismo ha in Cile una bella storia, e il movimento poi delle donne più largo è stato molto importante nella lotta per la democrazia, ed è stato sempre un elemento anche di spinta unitaria per i partiti, insomma, una capacità di dialogo tra le donne è stata
fondamentale nei tempi della dittatura. Per una vecchia femminista come me, ovviamente anche questa esplosione del movimento femminista così massivo, grandissimo, del 2017-18, mi ha sorpreso, diciamo, mi ha sorpreso. Ovviamente il Cile ha i problemi che le donne, diciamo, vivono di violenza, di forte femminicidio che caratterizza quest'epoca, non solo in Cile, diciamo in tutta l'America Latina, c'è una storia forte di violenza contro le donne, però evidentemente questo ci ha sorpreso, perché io credo che è un movimento che ha aiutato a innescare la protesta sociale, diciamo, è completamente collegato al movimento che poi è esploso il 18 di ottobre. È un movimento che allo stesso modo nasce nel mondo universitario, e questo adesso non possiamo allungarci, ma diciamo, tutto quello che ha a che fare con le realtà studentesche legata all'istruzione, tanto delle scuole medie come medie, diciamo un liceo, non so come si dice in italiano, e universitarie, è un argomento, diciamo, che varrebbe la pena approfondire. Ci sono in questo momento grossi studi sociologici che lì c'è sicuramente una novità che noi fatichiamo tutti, tutti chi è stato in politica, diciamo, o militando nei partiti o nei movimenti come sono stata io, per cui c'è una grande difficoltà di comprensione di questo ceto universitario e studentesco. Però per me sono due, è un movimento che è anticipato, che ha componente di rivolta a una frustrazione con la democrazia, come il movimento del 18 ottobre. Qui bisognerebbe, dopo, insomma, è lunga la cosa, perché ci sono stati tanti spunti negli interventi, che siamo tutti conoscitori del Cile, ma noi abbiamo avuto una transizione anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista della crisi che c'è con il modello ereditato dalla dittatura, nonostante le modifiche che ci sono state in democrazia, anche nei temi di genere, anche nei temi, diciamo, dei diritti delle donne, che comunque, insomma, si è creato un ministero per le donne, ci sono state alcune politiche pubbliche sulla violenza che prima non c'erano, però su temi valorici si è faticato moltissimo, nonostante le donne siano state protagonisti della lotta per la democrazia. Quando siamo arrivati in democrazia, il fortissimo peso che la Chiesa Cattolica ha avuto nella transizione, per quale oggi non rimane niente, forse per fortuna o forse no, per i problemi, insomma, di pedofilia e tutte le cose che sappiamo della Chiesa, ma era, diciamo, un'altra volta, ecco, questo fenomeno dell'elite hanno frenato, per così dire, questioni fondamentali. Cioè, noi ci siamo messi 12 anni o più, adesso non mi ricordo, lo ricorderà José Antonio che era parlamentare, ma insomma, per avere una legge di divorzio, per avere una modifica, cioè per avere finalmente l'interruzione, il diritto, diciamo, all'interruzione della gravidanza rispetto a causali minime, diciamo, dove trasversalmente, diciamo, c'è stato il consenso di frenare altre, diciamo, altre modalità dei diritti riproduttivi. Tutte le discussioni sull'educazione sessuale hanno attraversato tutta la transizione con una posizione estremamente conservatrice, non solo dell'elite cattolica conservatrice di destra, ma anche per questa politica del consenso, diciamo così, che oggi è sottomessa a forte critica, e ha frenato tutto questo, i diritti delle donne. E per cui io credo che ci sia l'elemento della frustrazione con la democrazia rispetto ai diritti specifici
nostri. E poi è un movimento straordinario perché nasce dai giovani, ma con una delle giovani, però diciamo con un grande intreccio con il movimento sociale, che è molto variegato dal punto di vista di estrazione sociale, e per cui credo che sia parte dello stesso fenomeno, diciamo, di una crisi del sistema democratico del quale parlava, e poi altri elementi che l'hanno facilitato, sicuramente il movimento internazionale delle donne, il MeToo, insomma una coscienza, diciamo, anche con una forte comunicazione ha creato, ha rafforzato questa cosa. Però siamo sempre nel recinto, io credo, di una crisi di rappresentanza e di una crisi democratica, al quale tutti voi, e Piero Fassino faceva questi esempi del mondo mondiale, che effettivamente siamo in una crisi internazionale, ma io credo, e non abbiamo tempo per allungarci, che il Cile comunque sempre è un po' un laboratorio, una cosa strana che abbiamo, non lo so, astrale, questo piccolo paese nel fondo del mondo, dove che è stato, diciamo così, un territorio in cui è stato un laboratorio politico. E su questo credo sia importante, perché sebbene c'è una mobilitazione mondiale, c'è una crisi mondiale della democrazia nel capitalismo globalizzato, di quelli degli esclusi, diciamo, di cui parlava Piero Fassino, io credo che è interessante guardare le peculiarità del Cile, anche perché qui il laboratorio di nuovo si è innescato, io penso. E coincido totalmente con José Antonio che come andrà a finire esattamente non lo sappiamo. Io ho molta speranza, io ho vissuto questa transizione con la con frustrazione, molta, ho sentito la felicità di cui parlava l'autrice, diciamo, no? La speranza di che l'esistente è possibile modificarlo, però effettivamente le categorie di analisi della politica che giustamente ha espresso José Antonio sono preoccupantissimi, cioè ieri si sono iscritte le liste per la Costituente e ci sono 86 liste, 86, non 4, come ha detto José Antonio. E nazionali si sono almeno 10, in un sistema proporzionale col DONT. Pazzesco. Non sappiamo la cosa più chiara è che sarà sovrarrappresentata la destra in questa assemblea costituente, per cui effettivamente, però certo uno non può diciamo che il dato più forte di tutto questo percorso è che la politica è uscita dai recinti dei partiti, che i partiti non sanno cosa fare, non sanno come liderare e sono completamente out. Questo è una tragedia, io non faccio festa di questa cosa, perché poi c'è un elemento che, a differenza anche degli altri movimenti in altre parti del mondo, che effettivamente qui non ci sono rappresentanti, cioè è una roba, non c'è un leader che tu possa dire, che possa, diciamo, andare in televisione e fare un'intervista e dire vogliamo qui, non so, io ho visto con interesse il movimento in Italia questi le ragazzi sardine, che hanno impedito che la Lega vincesse in Emilia Romagna, uno capisce che c'è lì un fenomeno nuovo politico, però ci sono persone, nomi, cognomi, possono andare in un dibattito. Qui questa roba non esiste, per cui io ho la sensazione che effettivamente stiamo vivendo in un laboratorio politico che richiede certo teste innovatrici, nuove, e che non sono i partiti, perché le risposte dei partiti continuano a essere un chiamato all'unità vuoto, vago, e il dato politico è che ci sono 84 liste, cioè
non possiamo solo dire, oh cavolo, non ci siamo uniti, cioè è un terremoto sta roba, è un terremoto, stiamo vivendo un terremoto, che io lo vivo con speranza perché non mi voglio allungare, però che il terremoto richiede anche da parte della classe dirigente, e insisto, del centro-sinistra una riflessione su questa transizione, una riflessione critica, perché se no non si capisce come siamo arrivati qua. E questo non c'è, secondo me, contundentemente, come per poter riproporsi di fronte a uno scenario, diciamo, che è esploso. Certo, tutto chiaro, è vero. Io sono sempre dipendente. Scusate, io devo fare la parte dell'antipatico, siamo in ritardo su tutti i fusi orari e dobbiamo avviarci a chiudere. Quindi lascerei un'ultima battuta al presidente Piero Fassino. Gabriella, una domanda per tutti di una risposta secca e chiudiamo. E vorrei ricordare a tutti che la registrazione di questo webinar sarà disponibile sul sito del CESPI e del CRS. Stasera ci sarà una riproduzione, una sintesi su Radio Popolare Milano e nei prossimi giorni anche sul sito di Radio Radicale. Prego, Piero Fassino. Sì, no, ma io più ho ascoltato tutto e più mi convinco che l'analisi che vi ho proposto è fondata. Cioè, tutto quello che ho sentito adesso dire da Claudio Barattini è esattamente quello che si ritrova in molti movimenti che abbiamo conosciuto in paesi europei. Anche dei gilet gialli francesi non si conosce nessuno, nessun volto, nessun nome. È lo stesso fenomeno. Cioè c'è una crisi della democrazia rappresentativa che è prima di tutto la crisi dei soggetti di rappresentanza. E questi movimenti che si esprimono sono movimenti che, appunto, avendo coltivato e maturato un sentimento di esclusione, a torto o a ragione, non è detto che una persona che si sente esclusa lo sia stato davvero, ma conta la percezione che ha. E questi movimenti che si sono prodotti in Cile piuttosto che in altri paesi, ripeto, ciascuno dei quali ha poi delle ragioni specifiche, perché la storia del Cile non è la storia della Francia, non è la storia dell'Italia, eccetera, è ovvio, no? In America Latina, per esempio, c'è un peso delle oligarchie economiche che è molto più rilevante dal punto di vista della consistenza della classe dirigente politica rispetto a certi paesi europei, no? Esatto. Quindi ci sono tutta una serie di differenze, però fatte tutte le debite differenze, quello che noi ritroviamo in Cile, in Italia, in Francia, il movimento degli indignati in Spagna 2 anni fa, eccetera, è lo stesso. E cioè c'è un pezzo di società che non si sente rappresentato, o quantomeno ha la percezione di non sentirsi rappresentato. Poi non vuol dire che quando uno protesta abbia di per sé ragione, ma devi capire qual è il motivo per cui protesta. Allora, la ragione per cui questi movimenti sono cresciuti è che c'è un pezzo di società che, ripeto, a torto o a ragione, non si sente rappresentato. E la difficoltà dei partiti politici è quella di mettersi in discussione per essere in grado di rappresentare chi non si sente rappresentato, che non è una cosa semplice. Che non è una cosa semplice. Per cui io sono molto d'accordo con quello che diceva il presidente Viragaglio. Attenzione, i movimenti, come dire, suscitano grandi aspettative, ma non è detto che le aspettative poi abbiano un esito corrispondente alle aspettative. L'esito può essere anche di segno contrario. Voi avete descritto una situazione nella quale il rischio è che nell'Assemblea Costituente ci sia un peso determinante della destra, che è esattamente quella parte dell'oligarchia politica che gran parte dei movimenti hanno contestato e contestano. Quindi, no? E quindi la contraddizione non è banale, no? E quindi questo apre tutto un altro capitolo su quanto sono deboli le ragioni fondative dell'antagonismo. Per essere chiari, l'antagonismo sociale e politico porta più a un esito di destra che a un esito di sinistra. Questa è la costante, no, nella storia di tutti i paesi. Però è così, insomma, no? Guardate, tra pochi giorni si celebra il 100° anniversario del Partito Comunista Italiano.
sarà un'occasione per discutere molte cose. Io ho scritto un libro che uscirà tra qualche giorno e per scrivere questo libro mi sono andato a ripercorrere tutte le vicende degli anni in cui è nato il Partito Comunista, in particolare la scissione del 1921, eccetera, eccetera. Beh, ma è impressionante come la volontà di fare una rivoluzione abbia aperto le porte al fascismo. Adesso lo dico in una formula, ma così andò, no? Perché si evocava una rivoluzione di cui, per fare la quale non si stava però realizzando nulla, e a forza di evocare una cosa che non sarebbe avvenuta, ma che spaventava quelli che ne avevano paura, si aprirono le porte al fascismo. Quindi un fortissimo movimento sociale e progressista che, come dire, per la propria, diciamo, incapacità di produrre un esito politico ha consentito di dare esito esattamente ai suoi oppositori. E questo è un fenomeno che abbiamo conosciuto quante volte nella storia politica del mondo. Quindi io penso che quindi la vicenda cilena è una vicenda paradigmatica per tutte le specificità. Ma in realtà la vicenda cilena ci pone un problema di fronte al quale noi siamo in tutti i paesi democratici. Per questo io ho usato una parola molto impegnativa nel mio primo intervento. Ho detto: noi siamo di fronte alla necessità di rifondare la democrazia rappresentativa. Rifondare non è correggere, migliorare, metterci una pezza, no, è qualcosa di più robusto. Io voglio solo terminare con questa considerazione. Se noi guardiamo a come si sono strutturate le forme del rapporto tra potere e cittadini nel corso dei secoli, noi vediamo che non c'è un solo secolo nel quale le forme del rapporto tra potere e cittadini è uguale a quello del secolo precedente. Perché faccio questa notazione? Perché noi in questi primi 20 anni del 2000 continuiamo a vivere con le forme della democrazia politica del Novecento. E quindi questo problema è davanti a noi. Come ripensiamo le forme del rapporto tra potere e cittadino? E quindi come rifondiamo la democrazia rappresentativa? Grazie. Peraltro avevo chiesto una notazione appunto che si lega a quello che ha detto l'onorevole Fassino, che il Tomas Moschati, che sicuramente tutti voi conoscete, quando gli avevo chiesto come vedeva appunto in breve prospettiva, di breve termine, il futuro cileno, mi aveva detto: ma io vedo un governo di centrodestra fortemente autoritario, per dire, ed era già certo che avrebbe vinto la Pruevo, quindi la cosa. Adesso poi Tomas non è Dio naturalmente, però per dire che anche un analista così abbastanza accorto, insomma, non era così convinto che... Ecco, lui lo vedeva in questo modo, vedeva che il pericolo fosse questo. Allora, siccome dobbiamo chiudere perché Federico mi ammazza, io faccio una domanda, mi assumo tutta la responsabilità di questa domanda, per cui magari io sono molto appassionata di Cile in generale, in particolare trovo che uno dei settori più in fermento di questo paese siano il cinema e la letteratura. Non trovo soltanto io, ma lo trovano anche tutti i critici cinematografici e letterari di tutto il mondo. Vorrei chiedere ai nostri ospiti così un nome secco di un film o di un libro. Valgono anche i libri delle figlie se sono molto brave in qualche caso, che ritengono paradigmatico della realtà cilena, di quello che succede di adesso ma anche di anni fa. Ta-tan. Mi stanno guardando tutti. Cileni, chiedi a tutti. Lo chiedo prima ai cileni, poi gli altri possono appellarsi al quinto emendamento, a qualche emendamento e non rispondere, insomma. Però i cileni devono, lei sì. Ma io suggerirei, perché l'ho letto recentemente, l'ultimo romanzo di Alejandro Zambra, si chiama Poeta Cileno, che proprio credo che sia una bella finestra, uno bello sguardo di un Cile precedente alla esplosione sociale, di un certo conformismo, però anche collegato al mondo dell'arte e la cultura, che effettivamente in Cile ha una vitalità straordinaria, e forse lì è dove più si è capito, lì sì che si è,
se veia venir, diciamo. Se veia venir, davvero, sì. Grazie. Professor Vieragaio? Io sto leggendo dei romanzi europei, perché sto leggendo Mussolini, il figlio del secolo, che me, qualcosa mi dice, come ha detto Fassino, sulla situazione attuale. Mm-hmm. Un altro romanzo inglese molto interessante, che si chiama Nel cuore dell'Inghilterra, che si vede come ha vinto il Brexit nella gente in Inghilterra, e dopo una storia molto buona di un americano sulla decadenza e fine della Repubblica Romana, che fa il parallelo con gli Stati Uniti, ossia come una Repubblica diventa alla fine una tirannia, un impero, insomma. Ok, quindi cileni no, però. Cileni. Per il momento questo mi basta i giornali tutti i giorni. Va bene, poi non so se Donato, ciao Donato. Ciao. È andato via? No. L'onorevole Fassino, altri vogliono rispondere, ma in realtà era poi per i cileni, per gli ospiti cileni più che altro. Vedete voi, insomma, se vi viene in mente qualche cosa, se no non importa. Sì, io suggerirei a coloro che ci stanno ascoltando, se già non l'hanno letto, di leggersi Santiago di Piero De Masi. Ah, ok, perfetto, grazie. Prego Maria Rosaria. Io mi butto su un film e a me è molto piaciuto Il verano de los peces voladores di Marcela Said, e credo che sia un film che, come dire, in modo molto sottile però ripropone, ecco, la dimensione conflittuale e classista della realtà cilena. Molto bello, credo che abbia vinto anche il Sundance, se non sbaglio, il Sundance Festival. Cosa? Credo che abbia vinto anche un premio al Sundance Festival. Credo di sì. Infatti. Molto bello, sì. Dario Conato? No, sì? Sì, io avevo un'idea, avrei un testo da proporre, ero un po' imbarazzato, ce l'avevo in mente, però non sapevo se era proprio in linea con la discussione di oggi. Poi ho sentito il presidente Fassino ricordare come precedente storico la scissione di Livorno del 21, e il presidente Vieragaio fa riferimento a M, il figlio del secolo, la storia dell'ascesa al potere di Mussolini. Allora mi sento giustificato nel proporre una lettura storica di un libro che per me è stato rivelatore non solo dei problemi della democrazia, della sinistra cilena, ma di tante tendenze di trasformazione in America Latina, ed è Il governo di Salvador Allende, autore Luis Corvalán, già segretario del Partito Comunista Cileno, che, come ricordava Donato Di Santo, ha avuto un partito che ha avuto una storia molto intrecciata dal punto di vista culturale della visione del processo di trasformazione con quella della sinistra italiana. È la storia di quanto, la parte più interessante per me è stato quanto l'incapacità di mettere insieme la trasformazione con il processo istituzionale, quindi quanto le spinte, chiamiamole così, tra virgolette, diciamo, le sfide estremiste abbiano frenato processi di costruzione di un consenso ampio, e poi abbiano anche purtroppo contribuito a creare un clima di cui poi i militari hanno approfittato. Il libro è Il governo di Salvador Allende, Luis Corvalán, 2003, pubblicato nel 2003, lo trovate online, basta che scrivete Luis Corvalán, Il governo di Salvador Allende, c'è una biblioteca cilena che lo mette a disposizione. Ecco, è molto importante. Se posso solo aggiungere una cosa, io vorrei ricordare la grande frattura di cui abbiamo avuto tante testimonianze anche stasera, le 80 e passa liste che si presentano, spero non tutte, poi saranno presenti sulla scheda elettorale, ma che si presentano per la Costituente, la grande frattura che attraversa la società cilena. Vorrei solo ricordare che nell'88 al referendum il no
alla conferma del regime di Pinochet raggiunse il 55% dei voti e, adesso non ricordo le date, ma appena un paio di anni fa la maggioranza del popolo cileno, almeno di quelli che sono andati a votare, votò Piñera. Quindi la capacità di creare consenso intorno a delle regole comuni, io insisto su questo, l'Assemblea Costituente non crea un nuovo Cile, o meglio, crea le premesse, immagino io, per una società più inclusiva attraverso regole del gioco condivise. Questa è una Costituzione. I programmi politici appartengono a una dimensione successiva, con tutte le difficoltà di ricostruire la dialettica politica che qui sono state ricordate e che ovviamente attraversano tutti i paesi del mondo, non solo il Cile. Grazie. Io volevo aggiungere, come film, Nostalgia della Luz di Guzmán, che è ambientato, è un documentario ambientato ad Atacama, dove si combina la passione per l'astronomia e come le stelle che vediamo sono già morte, la ricerca di alcune donne dei resti dei loro parenti desaparecidos. Appunto sparsi nel deserto. E poi un libro che mi serve un po' anche a replicare ai temi di cui Fassino e altri parlavano rispetto ai movimenti. E il libro sembra non c'entrare niente perché è Filosofia Mapuche di Zilei More Penraz, ma rispetto ai Mapuche c'è una questione secondo me molto interessante. Come mai proprio loro, che erano un piccolo popolo nomade, è riuscito a resistere alla potenza d'urto dei conquistadores e non magari degli imperi che erano molto più organizzati e più apparentemente più forti? E la risposta che sembra emergere da appunto dagli antropologi e dagli storici è che fu proprio il fatto che avessero una leadership fluida e incerta, che non ci fossero capi chiari, che li rese difficilmente comprensibili e soggiogabili dai conquistadores. Ora, prendendo spunto da questo, mi chiedo se i movimenti hanno una difficoltà ad affermare contenuti e pratiche perché non sono abbastanza in grado di esprimerli, o se perché la realtà sociale e politica così come è conformata ha una difficoltà ad accogliere questo cambiamento, questa offerta che possono dare, e quindi riesce a interagire soltanto su dei modelli a sé consoni, che è quella spesso della creazione di un portavoce che in realtà non rappresenta davvero una complessità. A me sembra che anche, diciamo, grazie a un'evoluzione attraverso la rete, altre forme di organizzazione e dibattito, si possano immaginare delle forme politiche che non siano esprimibili attraverso il cliché del capo e del rappresentante, del portavoce del rappresentante, come i Mapuche. Invece io approfitto per salutarti e anche per consigliare il tuo libro, che mi è piaciuto moltissimo. L'ho trovato molto esaustivo, approfondito, rigoroso, a maggior ragione perché eri una neofita che non conoscevi il Cile, prima l'hai detto tu, e quindi in due mesi hai fatto un lavoro, forse più di due mesi, perché insomma toccando molti punti importanti e anche secondo varie chiavi e vari livelli di interpretazione, mi è veramente piaciuto tanto. Niente, te l'ho già detto, va bene. Federico è sparito, se n'è andato? No, sono qui, chiudiamo su questo, quindi diciamo il consiglio di lettura di Gabriella e da parte mia il libro A chi si fonda un paese di Clelia Bartoli sul Cile. Grazie a tutti, buonasera e alla prossima. Grazie a te Federico, grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao Donato.